Altipiani Calavino, bella partita tra due squadre senza nulla da perdere. Il pallino di gioco in mano ai giallorossi, ma sono gli ospiti a rendersi pericolosi. Al 14esimo, infatti, Friuli riceve un regalo dalla difesa locale e con un diagonale preciso batte Moretti. I locali reagiscono subito, Nicola Larker gira di testa su corner di Valle ma centra l'incrocio. I rossoneri riescono però a raddoppiare con una meraviglia di Manuel De Pauli su punizione che si infila nel 7. Nella ripresa Gorblechner centra il palo e non riapre la gara, poi la partita si innervosisce. Termina 0-2. Bolger a Primiero. Dopo un avvio scioccante, i trentini vincono in rimonta. Gli ospiti partono arrembanti. Scaletti chiede primo rigore e poi segna su assist di Daniele Caser. Il Bolger però reagisce e pareggia con un colpo di testa defilato di Kasna che si insacca alle spalle di un complice Zanona. Le squadre sono quindi ben quadrate in campo, ma Jager sfiora l'autogol prima del duplice fischio. Al 61esimo Kasna completa la rimonta con un tiro da dentro l'area e Franzoi segna di testa. Il Primiero spreca invece l'occasione per riaprirla. Termina 3-1. Calisio sopra Monte, la capolista reagisce e trionfa. I grigiorossi partono a mille, dopo 30 secondi trovano la via della rete. Pedrotti innesca Ceccato, il numero 7 non perdona Fiamozzi. Al decimo arriva la seconda rete firmata da Mengali di testa. Poi continua la pressione per la terza rete, ma è Turri a cercare il gol in contropiede. Nella ripresa però cresce la formazione ospite, che dopo aver rischiato di capitolare accorcia con un gran gol di Turri. Un minuto dopo però Mazza spizza per Zatelli, il quale ribadisce in rete dopo aver colpito il palo. Finisce 3-1. Oltrefer si da Ischia, 3 punti che valgono la matematica qualificazione playoff agli ospiti. Il ritmo basso caratterizza l'intera sfida tra i locali ormai fuori da tutto e la finalista perdente della Coppa Provincia. La partita è giocata molto a centrocampo, ma nelle azioni offensive i gialloneri sono spesso pericolosi. E al 33esimo arriva infatti il meritato vantaggio di Nesler. Nella ripresa la doppietta del numero 10 giallonero e il penalty realizzato da Colazzo pongono il punto esclamativo a una partita mai in discussione. Senza altra emozione termina 0-3. Roncegno-Valsugana, secondo successo consecutivo e derby vinto dai gialloverdi. La partita è sostanzialmente bloccata per tutti i 90 minuti con una prima frazione con poco da segnalare. I locali centrano un palo esterno mentre Tiziano Micheli manda il pallone in porta con la mano e sciupa una buona chance. Nella ripresa però gli ospiti giocano con più cattiveria. Al 65esimo Vesco raccoglie un corner e viene toccato. Sulla seconda palla Trentino è spietato e infila all'angolino. Poco dopo Micheli segna su tapine e chiude la gara. Finisce 0-2. Tesino Audace, sconfitta esterna che esclude matematicamente i biancoazzurri dai playoff. La partita vede gli ospiti produrre bel gioco, ma le occasioni migliori sono tutte appannaggio dei locali. Dopo il palo colpito dall'Audace, infatti, al 18esimo dell'Agnolo difende bene la palla e di controbalzo trova il gol sotto l'incrocio. Minati semina il panico nella difesa ospite nella prima frazione, ma non c'entra la porta. Nel secondo tempo gli ospiti non reagiscono e rischiano più volte di subire la seconda rete. Grande prova dei padroni di casa, finisce 1-0. Vigolana Invicta Duomo, nessun problema per i gialloblu in trasferta. Dello Iacono colpisce freddo grazie anche alla complicità della difesa e 10 minuti dopo De Gasperi raddoppia dopo una bella azione di squadra. I biancoblu provano a reagire con Barucelli che impegna Iori con un bel tiro, poi l'attaccante calcia in diagonale di poco lato. Al 21esimo gli ospiti trovano la terza rete con Mazzurana che dopo aver colpito il palo insacca in rete, ma nella ripresa i locali spingono forte per cercare il gol in contropiede che non arriva. Nel recupero Boselli fissa lo 0-4. Thank you.